Buongiorno, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi voglio farvi vedere un metodo carino, semplice per rifinire uno scollo a V. In questo caso avremo lo sbieco visibile dal dritto. Allora, ci sono tanti modi per rifinire gli scolli e un po' alla volta li vedremo tutti. Allora, andiamo a ritagliare le nostre due strisce di sbieco e andiamo a stirare uno dei due lati. Allora, io qua ho segnato il centro davanti, per farvi vedere, ma è sufficiente che voi abbiate comunque un punto di riferimento. Perché? Perché dobbiamo andare a appoggiare il nostro. Allora, qua siamo al rovescio, andiamo sul rovescio e andiamo ad appoggiare il nostro sbieco in questo modo. Così. Ora, con un riferimento che potete fare utilizzando uno spillo, segnandovi il centro davanti, in qualsiasi riferimento, voi dovete andare a tracciare una linea esattamente sullo sbieco dal punto centrale, proseguendo per la linea del centro davanti. Così. Poi andate a appoggiare lo sbieco dall'altro lato. Questo potete lasciarlo o potete anche toglierlo, cioè è solo un riferimento. E anche in questo caso lo appoggiate bene. E anche in questo caso andremo a fare la linea dal centro davanti, che è questa. Ora, forbice alla mano e tutte e due andiamo a tagliarli. Allora, questa linea sarà più o meno profonda in base all'entità del vostro scollo. Fatto questo, togliamo un attimo questo. Allora, andiamo a aprire le parti in questo modo, sia di un lato che dell'altro. Così. E alla macchina da cucire andiamo a realizzare una cucitura esattamente della stessa entità comunque del bordo dello sbieco. Uno dei due lati dello sbieco, quando realizzeremo la cucitura, lo lasceremo chiuso. In questo modo, quindi andiamo a realizzare a macchina la cucitura. Realizzata la cucitura, vediamo se riesco a mettere. Ok, realizzata la cucitura, vedete che già se andate ad aprire lo sbieco lo avete già preformato. Quindi andiamo a tagliare gli angolini. Tec. Ok, e sempre al rovescio andiamo ad appoggiarlo sul tessuto. Ora prendete un gessetto, una penna, qualsiasi cosa, ma se avete fatto la cucitura non servirà. Ora, dal primo lato, questo, andremo alla macchina da cucire e realizzeremo una cucitura facendo arrivare la cucitura esattamente a incontrarsi con questa cucitura qua. Lo faremo sia da un lato e poi dall'altro, fino a questo punto qua. Ho eseguito le due cuciture e sono arrivata esattamente a baciarmi con la cucitura che ho fatto in precedenza. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere meglio da vicino. Ok, vedete, da questo lato sono arrivata fino qua e da questo lato deve formarsi esattamente una Y e le due cuciture dello sbieco laterale sullo scollo devono arrivare esattamente a incontrarsi. Nessuna delle due deve essere né più lunga e né più corta.
Fatto il nostro taglietto, andiamo a girare il nostro sbieco al dritto. Sembra un po' una roba da contorsionisti, ma in realtà non lo è, in questo modo, e andiamo a stirarlo per bene. Una volta che l'abbiamo stirato bene, possiamo andare a realizzare un'impuntura, magari in contrasto, proprio a lato dello sbieco. Così lo blocchiamo. Anzi, non possiamo, dobbiamo andare a realizzare l'impunturina per bloccarlo. Allora, una cosa, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati, ma stavamo dicendo che, allora, con questo modo noi abbiamo applicato lo sbieco dal rovescio per poi rigirarlo al dritto, quindi questo sarà il risultato finale al dritto. La stessa identica cosa la possiamo fare applicando lo sbieco invece che dal rovescio al dritto. Il risultato finale sarà che avremo il dritto così e il rovescio con lo sbieco. Facendolo invece col tessuto a rovescio e girandolo dopo, il risultato al dritto sarà questo. Quindi, in base a se mettete lo sbieco dal dritto o al rovescio, il risultato sarà che avremo o un dritto in questo modo oppure un dritto in questo modo. E questo è il nostro sbieco applicato con la nostra impunturina laterale al dritto, al rovescio. Avremo semplicemente un'impuntura che sarà molto molto poco visibile, a meno che non utilizziate comunque un filo colorato. Ricordate che il vostro dritto potrebbe essere così semplicemente iniziando sul dritto del tessuto invece che dal rovescio. Allora, ci sono tantissimi modi per applicare lo sbieco su un collo a V e soprattutto ci sono anche tanti modi per unire comunque le parti in fondo dello sbieco. Alcune permettono di avere una punta molto profonda, come in questo caso, molto lunga. Altri invece più arrotondata, più corta, ma un po' alla volta sicuramente le vedremo. Spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un grosso abbraccio, Elisa.